Radio Pestum. Enjoy your freedom. Shiva Autoblu qui nel pomeriggio di Radio Pestum. Comunque io ho fatto un errore gravissimo perché ho dimenticato di dire i nostri contatti 345 80 53 900 per interagire con noi. Però ho già detto, anticipato, un pochino spoilerato l'ospite di questa sera, no? Una grande voce, per me una delle voci più belle, non perché è già pronto in video qui, non gli voglio fare una sviolinata più che altro, è qua, quindi per me è una delle voci più belle di RTL 102.5. Una voce della notte che tiene compagnia nei weekend dalle 3 alle 6 del mattino. Con noi, eccolo qui, signori e signori, aspetta la musichetta. Nino Mazzarino, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a te. Ciao, è una vita in vacanza. Una vita in vacanza, sì. Una vita in vacanza, è la vecchia che danza. È la vecchia che danza, infatti vedi che sono abbastanza abbronzato, no? Sono così. No, t'ho visto, infatti t'ho visto abbronzato, te l'ho chiesto anche. Perché siamo in vacanza, Nino. Io faccio venerdì notte, sabato notte, domenica notte su RTL. Però faccio anche Best su RTL, che mi pare una radio DAB decente, certo. Volevo ricordarlo perché mi piace molto il progetto di Radio Best RTL 125. Assolutamente. Best. A che ora sei su Best? Su Best sono dalle 15 alle 18. Ah, dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì, giusto? Yes. Ok. 7 su 7. Fai radio 7 su 7, che bello. 7 su 7, però Best la faccio da casa. Quindi mi è comodo, faccio qua da casa. RTL sono in studio insieme a Silvia Nicchiarico, che volevo salutare. Assolutamente sì, quindi benvenuto a Nino Mazzarino, una delle voci di RTL che conduce Best tutti i giorni dalle 15 alle 18 e poi il venerdì, sabato e domenica notte dalle 3 alle 6 con Malanotte No. Quindi buonasera e benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito, Nino. Ma figurati, è stato un piacere. Grazie. Un grande piacere. Bene, noi facciamo le nostre chiacchierate, insomma, no? Ne abbiamo ospitato tanti personaggi del mondo della televisione, dello spettacolo, del canto e quant'altro. Quindi siamo sempre un po' curiosi, no? Ci vogliamo fare un po' i fatti tuoi, ci impicciamo nelle tue cose. Ecco. Quindi la prima domanda, come stai? Bene? Bene, bene, bene. Non mi sono fatto mancare niente. Ho avuto il Covid nella prima ondata. Non mi sono fatto mancare influenze varie, ho fatto 3 vaccini. Ottimo, un po' di tutto di più, un po' di tutto di più. Bene, bene, dai. Ecco, è passato. Almeno per me è passato, ma spero che passi presto per tutti questo, perché non ne posso più. Assolutamente, non ne possiamo più, non ne possiamo più, perché dobbiamo ritornare a vivere, no? Ci manca la quotidianità anche e soprattutto dicevo proprio in radio l'altro giorno, l'Italia non sta più vivendo, gli italiani hanno paura, è vero. Ma questo è un fatto bruttissimo secondo me, cioè io che vivo la notte ancora, alla mia età la vivo la notte, Milano non sta vivendo più la notte, perché io abito a Milano, Milano non la vive più la notte, non c'è più nessuno, è vero, immagino tanti locali chiusi attualmente, completamente, ma locali, ristoranti, bar, discoteche, la morte delle discoteche, la morte di noi DJ. Vabbè, che io non lavoro più in discoteca, però io capisco anche chi vuol fare questo mestiere, chi voleva continuare a fare. Lasciamo parliamo di cose più belle. Di cose più belle, ecco. Partiamo subito da come ti sei avvicinato a questo grande mestiere, a questa bellissima passione. 1975. Un po' di annetti fa, no? Tu quando sei nato? Io sono nato esattamente 20 anni dopo, 95. No, che vergogna, madonna. Quindi allora tu quanti anni hai? 26. 26. Beh, giustamente, perché io ce ne ho 64. Però togli benissimo, complimenti. Grazie. Togli una meraviglia. Mi hai fatto pure un complimento. Ci sta. No, comunque ho cominciato nel 75. Sì. Ed ho cominciato ad Aversa, perché io allora abitavo ad Aversa ed eravamo un gruppo di radioamatori. Sì. Che scoprirono il fatto che si potesse fare la radio in FM. Ok. E organizzammo questa radietta che si chiamava Radio Aversa City nella guardiola del palazzo dove abitava un nostro amico CB. Ah, ok. Io non dovevo trasmettere. Sì.
ma fai il provino, ma fallo, ma fallo, ma fallo. Sono andato via come un treno e dopo un anno sono andato via da Verso, perché ho capito che questo era il mio mestiere. Sei andato via perché giustamente, ma hai bazzicato anche qualche radio campana? Io ricordo di, ho visto qualcosina di Kiss Kiss. Kiss Kiss, caspita, certo. Come no, voglia te. Kiss Kiss ho fatto, tra virgolette, ho fatto la storia insieme a Gianni Simioli, abbiamo fatto la storia di Radio Kiss Kiss, insieme a Lucia Niespolo anche addirittura. Per cui io ho visto proprio tutti quelli che adesso sono a Kiss Kiss, ma in parte, perché poi ci sono anche gli altri giovani come te, che non conosco assolutamente, in voce li conosco, ma non li conosco di persona, da vicino non li conosco, per cui ti potrei raccontare tante cose, però dai. Certo, assolutamente. Quanti anni sono? Fatti i conti, 75, 85, 46 95. Anni. Da quanti anni faccio radio? Da 46 anni. 46 anni, sì. Posso anche smettere. Me lo posso concedere. Ma guarda, io penso che questa è una le passioni, no? Come si dice, se fai il lavoro che ami non lavorerai nemmeno un giorno, no, della tua vita. No, infatti io dico mi pagano per un mestiere che mi diverte molto, che mi ha sempre divertito molto. Mi sono fatto anche il, posso dire una ritira? Come no, assolutamente. Mi sono fatto anche il mazzo, esatto. Me lo sono fatto nei primi anni in cui ho lavorato nelle radio, perché ci stavo 12 ore al giorno, anche 14, 15 ore al giorno. Per cui la gavetta tosta l'ho fatta, sì. Ma la gavetta mi ha dato poi dei risultati. Dei risultati, certo, delle soddisfazioni. Sì, perché era quello che volevo fare. Io immediatamente ho cominciato a fare, dopo un anno di questo mestiere qua, ho cominciato a fare il corso di dizione, respirazione, recitazione, ho fatto di tutto. Un po' poterlo di tutto. Fare bene. Fai anche recitazione? Sì. No, ecco, vedi, teatro, qualcosina, no, cinema. Certo, no. Guarda, ho fatto recitazione perché volevo fare doppiaggio. Okay. Perché teatro no, guarda che a me ti dico una cosa, sì. A me essere ripreso dalle telecamere non è che mi piaccia fino in fondo, altrimenti avrei fatto televisione, perché ho avuto anche delle occasioni per poter fare televisione. Vedi, quindi non ami essere ripreso, cioè stare sotto i riflettori. No. Però quando mi sono trasferito a RTL 105, beh, c'era la radiovisione. Ti butti dalla finestra, ma non potevo saltare il treno di RTL, capisci? Per cui. Beh, certo, assolutamente. Hai la fortuna di lavorare su una delle radio più ascoltate in Italia e la radiovisione più vista in Italia, no? La radiovisione, questo è molto importante. La radiovisione più vista in Italia, la prima radiovisione, esatto. Capito? Per cui abbiamo anche gli ascolti sulla radio. Un po' di casino. Insomma. Non ti vedo più, che se ne fa? Vedi? Ah, eccomi qua, un attimino solo, ecco qua, un attimo è solo. È caduta la telecamera. Il bello della diretta, ma ci ascoltano, ecco, no, l'importante è che ci ascoltano. È stata una mossa sismica? No, questo no, per fortuna no. No, mi auguro di no. Per fortuna no, ho visto la telecamera che si è spostata un attimino, ecco qua. Ora mi vedi? Sì, vedo bene, ci vediamo bene. Ecco, Nino, un'altra domanda che ti volevo fare: com'è lavorare di notte? Io ho sempre preferito lavorare di notte, la notte. Anche se ho fatto programmi. Sai, c'è la tua telecamera che sta facendo il giro, ecco, dello studio. Un attimo, ecco qua, la stiamo allora, un attimo riparando. Anche se ho fatto programmi di mattina, sì. Alle 6 del mattino, io ho fatto tutti gli orari, ma la notte è la notte. Certo. Non c'è niente da fare, è tutt'altro tipo d'ascolto. Poi sai perché mi piace lavorare di notte? Adesso lascia perdere, perché tutti quanti dicono ci sono quelli che guidano i camion, no, c'è un mondo totalmente opposto a quello diurno, c'è una tipologia d'ascolto che è completamente differente. E sai perché mi piace lavorare di notte? Perché ascoltano quello che dici. Sì. Perché sono lì con la radio accesa e magari sono da soli a casa, da soli in macchina, nel camion, sono negli autogrill, nei posti più negli ospedali, la polizia, i carabinieri, hai capito? E allora stanno ascoltando la radio e sentono la radio durante il giorno, è un ascolto dispersivo, perché tu la radio la senti in sottofondo a meno che tu non sia in macchina. È vero. E scegli una radio e ascolti quella radio.
È vero, sì. Invece per cui notte... io sono un po' prima donna, per cui ho sempre voluto che ascoltassero le cagate che sparo in radio. Però vabbè, non... come dice Renzo Arbore, sì. Grande amico di Silvio, che ho conosciuto anch'io molto bene, dice: la radio che cos'è? Musica e puttanate. È vero. Anche io, allora, io amo un genere di radio di tra virgolette puttanate, nel senso molto molto leggero. Tra virgolette, radio puttanate, musiche puttanate. Sì, musiche puttanate per dire tra parentesi, perché poi non è che sono puttanate, però amo quel genere molto leggero, molto, ecco, il genere proprio di RTL, no? Ma si deve essere leggeri, a meno che poi non scegli lo spazio di informazione, non scegli un programma di informazione, e allora là devi essere tosto sull'informazione che dai, devi essere tosto sulle notizie. Ma se io di notte comincio a parlare di Covid, se io di notte comincio a parlare delle bollette che sono aumentate, della benzina che non se ne può più nemmeno della benzina e tutto il resto, mi spengono la radio. Dice, no, noi vogliamo puttanate. E io ho la mia collega, che è Silvia Nicchiarico, che spero tu conosca. Certo che conosco, come no? Hai mai visto un film che si intitola 7 kg in 7 giorni? Sì, 7 kg in 7 giorni. Poi lei ha lavorato con Renzo Arbore, se non erro, anche nel film oddio, che mi hai portato a fare, su Posillipo, non ricordo che bene. Che mi hai portato a fare dopo Posillipo, si non vuoi più bene, oppure Popocchio pure di Arbore, ma ha fatto un sacco di programmi televisivi con Arbore. Certo. Ha fatto teatro, fa di tutto pure lei. Anche lei è d'accordo con me, musiche puttanate, per cui dobbiamo essere leggeri. Sì. Anche nel linguaggio. Il linguaggio, quello blasonato, di notte non si può usare, perché c'è tutt'altro tipo di ascolto. Io non è che posso usare paroloni, no, devi parlare come mangi. Come mangi, esatto. Io credo che questo anche nel quotidiano fidelizzano l'ascoltatore a te, al tuo programma. Penso, certo. Sia così un mio parere, poi no, ognuno, è vero. Ognuno ha il suo, poi, insomma. Quindi che vogliono fare, lasciamo i fighetti, gli ascoltatori fighetti a quelli che vogliono fare i fighetti quando fanno il radio. È vero, esatto. noi siamo del quotidiano, siamo noi stessi, no? No, guarda, io vicino al micro, quando mi metto in cuffia, mi senti come sono qua al telefono, così, sì. Sono in radio pure così. La stessa cosa, lo so, perché mi capita spesso di seguirti, magari ogni tanto quando rientro il sabato sera. Lavori in discoteca? No, non lavoro in discoteca, però vabbè, ho lavorato in discoteca, ho fatto villaggi, eccetera. Questa è stata la discoteca più estiva, però d'inverno no. E il villaggio, ti dirò, io ne feci uno a Ustica, ne feci uno di villaggio, sì. È una grande scuola. Sì, è vero. Scuola di mestiere e scuola di vita, il villaggio turistico. Assolutamente sì. Ti faccio proprio giusto l'ultima domanda al volo: che cosa consigli a un giovane che vuole intraprendere questa carriera? Allora, non pensate a tutti quelli che vi sparano cazzate dicendo: fai il corso, prendi la specializzazione, segui il mio corso, abbiamo corsi universitari. Allora, la radio o ce l'hai nel cuore o non ce l'hai. Dice: ma purtroppo non abbiamo mezzi per poterci esprimere. No, non è vero, perché oggi le piattaforme in cui potete esprimervi sono talmente tante sul web che non potete nemmeno immaginare. Quindi provate con le radio web, provate con le radio web, fatevi la vostra radio web casalinga, poi dite al condominio di ascoltarvi, provate, dovete provare. E poi una cosa molto importante è ascoltare chi fa radio. Esatto. I vecchi come me, perché io sono un vecchio della radio, ascoltare il vecchio della radio, perché un pochino d'esperienza ce l'abbiamo, quindi un pochino la sappiamo fare ancora, io dico la sappiamo fare ancora la radio, purtroppo certo. Oggi, e lo dico e mi dispiace dirlo, però io sono molto sincero, ci sono dei giovanotti che vogliono tutto subito,
strapagati e non si può fare così. Comunque ragazzi, non vi fate prendere in giro dalle chimere, vi diamo, lo so che devo chiudere, vi diamo i diplomi, vi diamo questo, poi vi promettiamo di lavorare, di farvi lavorare nei network maggiori italiani. Cavolate. Sono puttanate, sono stronzate. Lasciate stare, ascoltate sempre la radio, ascoltate e poi la musica vi deve stare nel sangue. Se non avete la musica nel sangue, la radio non la fa, non si può fare. Grazie mille a Nino Mazzarino, grazie infinite, diciamo a tutti i nostri radioascoltatori di collegarvi dalle 3 alle 6 nel weekend ed ascoltarti anche su Best di RTL. Dalle 15 alle 17, alle 18. Grazie mille, ciao Nino Mazzarino, ciao, grazie.